È un voto degli abruzzesi per gli abruzzesi. Dopo 5 anni di malgoverno da parte di Marsiglio e delle forze della destra, c'è speranza attorno a Luciano D'Amico, una persona competente, appassionata, che conosce i problemi ma conosce anche le potenzialità straordinarie dell'Abruzzo. Quindi la speranza è che domenica gli abruzzesi vogliano riprendersi in mano il proprio futuro con questa coalizione, con tutte le forze alternative alla destra e con Luciano D'Amico, che è la persona giusta. Questo posto si chiama Piazza Unione. Volevo aggiungere che noi continueremo a essere testardamente unitari, perché ci permette di mettere insieme progetti convincenti per i cittadini e le cittadine, soprattutto quando troviamo candidature credibili come quella di Luciano D'Amico. Quindi per noi, insomma, in tutti i territori stiamo cercando di darci questo metodo di apertura e di costruzione unitaria. Volevo aggiungere una cosa però, perché oggi è successo un fatto importante. Insieme agli altri leader dell'opposizione abbiamo deciso di rilanciare la nostra battaglia unitaria per un salario minimo in Italia, perché sotto i 9 euro è sfruttamento, non è lavoro, e per rafforzare i contratti collettivi abbiamo deciso, siccome il governo con una forzatura ha deciso di svuotare la nostra proposta in Parlamento, lanceremo una raccolta firme insieme per una legge di iniziativa popolare con lo stesso testo sul salario minimo, e vedremo se il governo avrà il coraggio di fare con una legge firmata da migliaia e migliaia di cittadini quello che ha fatto con la nostra. È il modo per rilanciare una battaglia che guarda quei 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano in Italia. Ma intanto che è unito il PD, come non mai. Quando è unito il PD generalmente c'è più unità anche nel centro-sinistra. È la premessa per portare Luciano D'Amico, che è una persona di grandi qualità, quelle competenze professionali le ha dimostrate nel corso della propria vita, ma è anche una persona di grandissime qualità umane, soprattutto una persona per bene, mai arrogante, ed oggi in politica io credo che possa davvero pagare non solo la generosità ma anche l'educazione. Trovo una destra preoccupata. Questa è una regione che è un po' la cassaforte dal punto di vista politico-elettorale, perché del centrodestra qui hanno eletto il primo presidente di regione di Fratelli d'Italia 5 anni fa, qui è venuta per essere eletta in un collegio la Presidente del Consiglio, fino a qualche mese fa pensavano di vincere di 15-20 punti percentuali, oggi li vedo nervosi, e il nervosismo e un po' l'arroganza denota di solito preoccupazione. Ma soprattutto, se mi permettete, lo dico da chi da presidente di regione per 2 volte ha fatto campagne elettorali alla guida della propria terra, non si fanno venire i ministri uno dopo l'altro l'ultima settimana a promettere mirabilie, anche per un rispetto istituzionale da un lato, ma dall'altro vuol dire che se hai bisogno negli ultimi giorni di governo di venire a fare promesse, quando era meglio forse farli venire prima e rendere già fatti quelle promesse, vuol dire che sei molto preoccupato, perché se si è fatto bene non c'è bisogno di far venire a sfilare i ministri di alcun governo, perché i cittadini sanno scegliere da soli.